Libertà ai tempi del Covid-19. Questo è un tema sicuramente attuale e che altrettanto sicuramente necessita di un apporto di riflessione maggiore, di un pensiero critico che riesca a dipanare tutti i fraintendimenti circa questo termine così importante e così che costituisce il nostro DNA. Proprio come cittadini della Repubblica Italiana, che è appunto la libertà. Un tema che chiaramente si può affrontare da molteplici punti di vista e che però, per non iniziare subito a fraintendere questo termine, ma invece a declinarlo correttamente per quel che riguarda il vivere civile, che è quell'aspetto della società che in effetti ha reso questo termine in rapporto alla situazione pandemica, quindi libertà ai tempi del Covid-19, se noi ci affidiamo alla vulgata popolare, alla informazione, a tutti gli stimoli che riceviamo nella quotidianità, sembra essere diventato un ossimoro. Ecco, io credo che bisogna resistere a questa convinzione di considerare la libertà ai tempi del Covid-19 come un ossimoro, e non per una mia opinione personale, ma perché ovviamente quando si tratta di un concetto, per non fraintenderlo bisogna ovviamente tracciarne le coordinate. E chiaramente, siccome parliamo del vivere civile, ci viene in aiuto la nostra Costituzione della Repubblica Italiana, che effettivamente contiene le regole del vivere civile. In effetti, il titolo primo della nostra Costituzione norma proprio i rapporti civili, e già all'articolo 13, il primo comma dell'articolo 13, recita proprio che la libertà personale è inviolabile, non c'è dubbio su questo, un articolo ovviamente molto più esteso di questo primo comma, e però effettivamente non lascia dubbi e declina ovviamente più oltre, nell'articolo 16, alcune eccezioni, anzi una fondamentale eccezione, che è quella che ci siamo trovati a vivere noi circa da quasi 2 anni, ovviamente a fasi alterne, e si spera di essersi lasciati il peggio alle spalle, però ovviamente abbiamo subito delle restrizioni alla nostra libertà di circolazione, ma il governo ha deciso di emanare questi regolamenti restrittivi circa la nostra libertà personale, che è inviolabile, e questo ce lo dice appunto la nostra Costituzione, l'articolo 13, come abbiamo detto, in virtù di ragioni di urgenza, di necessità, o proprio lasciando parlare la nostra Costituzione, l'articolo 16 lo dice chiaramente, dice e recita appunto la nostra Costituzione repubblicana che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. E prosegue che nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche, e conclude con: ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi salvo gli obblighi di legge. Dunque, quello che abbiamo vissuto, la pandemia da coronavirus, una pandemia mondiale che ha fatto, che ha seminato milioni di morti in tutto il continente, soprattutto sappiamo quanto che ha quasi spazzato via un'intera generazione nel nostro paese, necessitava l'applicazione di questo articolo, ed è per questo, ed è esattamente in questa direzione che si è mosso il nostro governo, applicando l'articolo 16 della nostra Costituzione a tutela di tutti. Quindi, per quanto riguarda l'aspetto del vivere civile,
ponendo il concetto di libertà all'interno di questa cornice che abbiamo tracciato, noi possiamo dire che in tempi di pandemia la libertà ai tempi del Covid-19 è stata tutelata. Anzi, ci è stata garantita la tutela della sanità, della salute pubblica e della nostra sicurezza, soprattutto direi appunto è stato applicato per motivi sanitari e di salute pubblica. E chiaramente la filosofia si spreca, no? Potrei citare a più non posso filosofi che hanno scritto pagine e pagine sul fatto di rispettare la libertà e sul fatto che la libertà finisce dove inizia quella dell'altro, la garanzia, l'esigenza in una società civile di tutelare tutti, di rispettare la libertà altrui, tutelando chiaramente appunto la salute pubblica. Quindi lo sforzo enorme che ci siamo trovati a fare, quindi di non poter circolare liberamente su tutto il territorio nazionale, di avere delle restrizioni alla nostra libertà, le abbiamo subite pensando di con questo tutelare e salvare più vite possibili, il bene primario, il diritto alla vita. Eppure non è bastato questo perché, ripeto, purtroppo sappiamo che questa pandemia ci ha portato via il nostro fondamento, le generazioni, l'intera generazione dei nostri nonni. E quindi non possiamo permettere che la libertà venga declinata in malo modo e che tradisca i valori repubblicani. La nostra Costituzione ci è stata data dai padri appunto costituenti, che non volevano assolutamente più ripiombare nella stagione della dittatura nazifascista di privazione, quella sì totale, della libertà. Quindi sicuramente primariamente dobbiamo tornare a leggere la nostra bellissima e fondamentale Costituzione della Repubblica Italiana integralmente per renderci conto e per parlare propriamente di termini quali libertà.